Che cosa sta facendo Blu? Si sta mangiando un mega biscottone? E gli altri Rainbow Friends fanno un puzzle? Ma dopo aver visto il biscottone di Blu, anche loro hanno fame. Oggi state con me perché vedremo un sacco di storie Rainbow Friends più Alphabet Lore. I due mondi si incontreranno in un unico mondo. Guardate! Hanno preso le box con le lettere dell'alfabeto e si sono arrabbiati contro la porta di Blu, che non vuole dare loro i biscotti. Ma queste box si sono trasformate in ABC dell'alfabeto! Sono proprio loro! E che cosa saranno andati a fare adesso? Scrivete tutti nei commenti: che schifo Blu! Non si fanno quei ruttoni schifosi, ma le lettere dell'alfabeto sono andate a vendicare Blu, quindi le ha mandate contro gli amici Rainbow Friends. Guardate, sta mangiando il Brunchon Red! Ha usato una strana pozione e mi sa che l'ha fatto fuori. E B versione farfalla sta picchiando in testa a Purple, che stacca un pezzo di vent e gliela tronca nella testa. L'ha spezzato in due, povero B! E l'ha messo nel congelatore. È rimasto solo C, mi sembra. Abbastanza intatto, forse è l'unico, ma Non più! Sono diventati una salsiccia e una pizza! C e A! E B nel frigo, che cosa sarà diventato? Un gelato? Se li stanno mangiando! Le povere lettere dell'alfabeto sono state mangiate! Mi raccomando, lasciate un mi piace! Il ricordo delle povere lettere dell'alfabeto, mi raccomando! Fatelo per loro! B ha sfornato un gelato ghiaccioloso e Blu adesso è tornato, vuole assaggiare anche lui, eh? Lo lasciano fare? Ha preso un cucchiaio gigante! Vuole mangiare tutto il gelato lui! Blu, sei veramente insaziabile, non si fa così! La prima storia con le lettere dell'alfabeto mi è piaciuta tantissimo. E a voi è piaciuta? Passiamo però alla seconda storia, perché qui le storie non finiscono mai. Guardate! Red! Con una sorta di esperimento ha trasformato se stesso in Blu, forse senza volerlo, in lettere dell'alfabeto, e sono finiti dentro il loro televisore. Red ovviamente è una R e Blu ovviamente è una B. Sembra che si stiano divertendo. Ma è arrivata P, mezza mangiata, da F, che se la sganocchia come se fosse una bubblegum. A Blu piacciono i palloncini, lo sappiamo tutti, vero? E dopo aver visto esplodere il palloncino in bocca a F, si è arrabbiato tantissimo e sta correndo verso di lui. Ma F è fortissimo, è fortissimo! Anche R si è arrabbiato e ha sparato un proiettile che è passato nella bocca di B, meno male. F è stato ferito! Ferito come F! Sembrerebbe che i Rainbow Friends abbiano vinto! Ma la povera P? Pensavo fosse morta, invece no! R l'ha ricucita! Da bravo scienziato si occupa anche di ricucire! Bravo R! Scrivete tutti bravissimo R nei commenti! Sembra proprio che R e P stessero per baciarsi, ma Blu li ha divisi per tempo. Ma c'è un'altra storia dell'alfabeto e i Rainbow Friends uniti in un unico mondo. P, la bellissima P, si è trasformata nella sua versione umanizzata e Blu è totalmente innamorato di lei. Red ha provato a fermarla, ma non c'è niente da fare. I due si stringono le mani. Non mi dire che Red vuole ammaliarla. Lì c'è un portale della Rainbow Friends.
aperto nel mondo delle lettere dell'alfabeto, ma... Sembra Friday Night Funkin'. Si combatte a suon di musica, ma che cosa sta succedendo? P è arrabbiatissima e si trasforma come Sailor Moon nella sua versione più avanzata e più potente. E massacra il povero Red. Red voleva solo riportare a casa Blue perché aveva paura per lui, credo. In questo mondo così strano non voleva farcelo rimanere. Ma P è veramente potentissima, più forte delle armi di Red. E adesso è tornata da Blu. Che amore! Ha fatto andare a fuoco la faccia di Blu. Ma intanto qua un'altra storia con le lettere dell'alfabeto. A chiede a P di sposarlo, ma P se n'è andata. Povero A! Ma non se n'è andata! È stata rapita da F! A sta urlando a squarciagola. Mi sa che sta richiamando tutti i suoi amici al rapporto! E guardateli come partono, sì! Tutti pronti! G, K! Chi c'era? X e Y pronti a combattere! K diventa le ali di A! E tutti insieme corrono alla grotta di F. Pericolosissima è quella grotta, lo sappiamo. L'hanno sfondata con una testata. E adesso sono dentro. L'oscurità è veramente tanta. E F si sta smangiucchiando tutti quanti. Tanti auguri a... Era una festa a sorpresa per il suo compleanno? E P ha detto di sì! Penso che meglio di così non sarebbe potuta andare, vero? Tutto è bene quel che finisce bene, come al solito. Ma adesso abbiamo un'altra storia dei Rainbow Friends. Pink si è rubata l'astice! Era un astice o un'aragosta? No, non lo so, non mi ricordo mai la differenza! Red ha le chele attaccate alla faccia e le ha lanciate nel calderone. E ci lancia anche Pink. Oh mio Dio. E ora che cosa succederà? Le zampe di Pink si sono trasformate in delle chele. E è muscolosissima. Non solo muscolosissima, ma anche agilissima. Neanche l'arma di Red riesce a scalfirla. Meglio di una ballerina, eh? È una ballerina sulle punte, guardate! E ha fatto lo sgambetto a Red! Che sparando alla sua chela l'ha cotta, impanata e anche fritta! Modorino! Sembra molto allettante! Pink si è automangiata la sua stessa chela! Sta diventando cannibalismo su se stessi questo! Red dice buonissimo! Mi sa che hanno un piano geniale in mente. Vogliono forse vendere le chele? Lo scopriremo tra poco. Ta-da-dan! Mi sa proprio che questo è il piano. Sta lanciando le proprie chele! È una scena un po' raccapricciante, eh? E mentre Red spara e cucina le chele, queste vengono poi servite a tutti quanti. Kissy Missy, Green, Orange, che sembrano veramente felici! Mi è venuta fame anche a me adesso. E guardate quanti soldi hanno guadagnato! Beati loro! Voi che cosa ci fareste con tutti quei soldi? Ditemelo nei commenti! Cosa ci comprereste? Ciao ciao Red! Pink vuole... si vuole tenere tutti quanti i soldi, mi sa!
tremenda. E mentre passiamo alla prossima storia, voi ricordatevi, se non l'avete mai fatto, di iscrivervi al canale e ovviamente di lasciare un mi piace a questo video. Ma qua sta per succedere qualcosa. La sveglia di Blu è diventata un po' oscura e diversa dal solito. Si sta riavvolgendo il tempo? Così tanto da far tornare Blu bambino. È una maledizione. C'è anche Orange con i suoi croccantini buonissimi. Vuole un biscotto? E Orange ovviamente glielo dà, è troppo carino, Blu! Mi ha rubato tutta la scatola! Ma cosa vuoi fare, Blu? Orange è talmente veloce che è impossibile andare più forte di lui! Oh oh, ma Blu si è messo a piangere e ha attirato l'attenzione di Green! Che è corso in suo soccorso e sta picchiando sulle chiappette il povero Orange! Non se lo meritava affatto Orange, di essere malmenato. Ma il karma ha colpito Blu, che è inciampato. E ha visto le mutande sexy di Red. Scappa Red! Che scena abominevole. Scrivete tutti nei commenti. Che schifo. È il giusto momento per farlo, mi sa. Ma nel frattempo Blu sta facendo un vero delirio e ha fatto del male anche a Purple. Sembra che si stia divertendo, eh? Alla faccia di tutti quanti. Ma ora è il momento di scappare, sì. Tutti vogliono malmenarlo e Blu sta cercando di rompere questa maledetta sveglia che riavvolge il tempo. Ma ha skippato talmente tanto in avanti che è diventato uno scheletro. Blu praticamente è morto. Direi che come epilogo questa storia era abbastanza raccapricciante. Passiamo alla prossima e facciamo finta di nulla. Abbiamo un Blu, una Pink e un Orange cagnolino molto carino. Dopo essere stato trascinato da Orange, Blu ci è anche caduto sopra e ha perso il suo occhio bottone. Oh mio Dio! Pink ha tolto il cuoricino dalla sua corona e ha sostituito l'occhio di Blu. Eccolo lì l'occhio di Blu. Orange abbaia. E viene praticamente abbandonato dal suo padrone, invece di essere ringraziato per aver trovato l'occhio. Gli hanno anche chiuso la porta in faccia. Piccolo Orange cagnolino, al freddo e al gelo, scordato da tutti. Questi due stanno amoreggiando, eh? E Orange ripensa a quando erano solo lui e il suo padroncino. Blu stava per andare da lui, ma Pink l'ha distratto. Orange. Eccolo Orange. Let's go drive. Oh, che carino, si è messo in collo. Ha ripreso il suo occhio. Non mi dire che lo stanno abbandonando. Mi sa che Pink ha chiesto a Blu di andare ad abbandonare Orange perché a lei non piacevano i cani. Ma è la storia più schifosa, brutta, orrenda che io abbia mai visto. Sono passati 3 giorni. Pink, mi sa che ti odio. Non si abbandonano i cani. Scrivetelo tutti nei commenti. Non si abbandonano i cani. Pink, sei cattivissima. Non me l'aspettavo da lei, Quello è l'occhio di Blu. Forse Orange ce l'ha fatta a tornare a casa? Vi prego, lasciate tutti un mi piace in questo momento per far sì che Orange venga ripreso a casa da Blu. Io spero tanto.
Che blu cambia idea? Tutto sporco, poverino. Blu lo ama ancora. Forse con i nostri mi piace ce l'abbiamo fatta a risolvere la situazione. L'ha pulito, l'ha preso in collo e mi sa che lo riporta in casa. Bravo, anche se quella cattivona di Pink non era d'accordo, chi se ne frega? Ha fatto bene Blu a riprendersi con sé il piccolo Orange, vero? Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vedremo nel prossimo video. E ricordatevi che è uscito il libro di Loki, andate su Amazon a preordinarlo! Ciao!